Buongiorno, lo staff di Aaron vi porta alla scoperta del mondo plotter. Qui abbiamo selezionato tre tipologie di plotter, ognuno dei quali esiste nei vari formati di stampa A1, A0 e B0. Alcuni di questi possono essere inoltre abbinati a scanner di largo formato. Cominciamo alla mia sinistra, dove troviamo il Canon TM300, che è un plotter che stampa fino a 36 pollici, quindi supporti carta A0. Proseguiamo alla mia destra invece con il modello Canon Pro 2100. È un prodotto che supporta la stampa fino a 24 pollici, quindi supporti carta fino all'A1. E per finire, dietro di me abbiamo invece il modello Canon Pro 4100S, un'apparecchiatura che stampa fino a 44 pollici, quindi supporta dimensioni carte fino al B0. Entriamo nel dettaglio per il modello Canon TM300. È un'apparecchiatura che si sposa benissimo soprattutto per i disegni CAD, quindi per gli studi tecnici, per gli studi di architettura. È un prodotto che, come dicevamo, stampa fino al formato A0, quindi 36 pollici. È dotato di 5 colori, doppio nero, quindi per aumentare la qualità e il dettaglio della scala dei grigi, e poi il classico magenta, giallo e ciano. La novità di questo modello rispetto alle versioni precedenti è sostanzialmente che la gestione dell'apparecchiatura viene fatta tutta frontalmente, quindi anche il caricamento del rotolo. Oltre ad avere il rotolo del formato carta massimo, quindi dell'A0, possiamo anche andare a stampare un foglio singolo. Prerogativa di Canon è la possibilità di sostituire gli inchiostri durante un processo di stampa. Un altro punto di forza del nostro Canon TM300 è la riduzione della rumorosità fino al 60%, quindi abbiamo un dispositivo molto più silenzioso, una memoria di stampa di 2 giga, la possibilità anche per il modello TM305 di montare un hard disk interno crittografato, e per quanto riguarda invece la qualità di stampa, questo plotter riesce a stampare fino a risoluzione di 1200 dpi. Inoltre, grazie ai nuovi inchiostri pigmentati, è possibile realizzare stampe impermeabili. Ci tengo a precisare che questo modello esiste anche nel formato A1, nella versione TM200 e nella versione TM205 con hard disk. Proseguiamo la carrellata di presentazione dei nostri prodotti con il Canon, alla mia destra, Canon Pro 2100. È un plotter che stampa fino a 24 pollici, quindi formati carta A1. Viene utilizzato per applicazioni grafiche, ma dove si cerca un livello di dettaglio massimo. Infatti abbiamo una risoluzione di 2400 dpi, un display touch da 4 pollici, 12 colori per una fedeltà cromatica ottimale, il caricatore del rotolo della carta frontale, il rilevamento automatico del supporto carta e quindi anche l'allineamento della carta all'interno della nostra macchina. È un prodotto che in dimensioni compatte ci permette di avere un'altissima qualità grafica, e tenete presente che la stessa configurazione esiste nelle versioni P0 e 60 pollici, sempre abbinabile alla possibilità del doppio rotolo che vedremo nel prossimo modello. Per finire questa presentazione di prodotti, qui alla mia sinistra troviamo il modello Canon Pro 4100S, un'apparecchiatura che stampa fino a 44 pollici, quindi supporta il formato carta B0 e ha la caratteristica unica e peculiare di avere il doppio rotolo, con la commutazione automatica del formato che ci interessa nel momento in cui andiamo a stampare il nostro progetto. Dal punto di vista hardware troviamo un display touch da 4 pollici, che ci permette appunto di andare a comandare tutte le funzionalità del nostro plotter. Ha una risoluzione di 2400 dpi e sfrutta un sistema a 8 colori pigmentati, con cartucce fino a 700 ml. Abbiamo una connettività LAN e una connettività Wi-Fi, abbinate a una memoria di stampa da 3 giga con hard disk da 500 giga crittografato. Ovviamente la gamma di plotter di Canon non finisce qua, questi sono stati dei modelli che abbiamo selezionato noi perché li reputiamo migliori nei vari settori, CAD, stampe grafiche, stampa grafica ad alta densità. Ovviamente comunque siamo pronti a supportarvi, a farvi una consulenza per scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze di lavoro e di applicazione.